tutto pronto per la gara maschile. Appena partirà la gara maschile, lancerò un servizio appena partita la gara maschile per raccontare chi sarà, la sua storia personale, il protagonista fra gli italiani di questa gara. Viene da risultati recenti di grande pregio. Allora raccontavo delle allieve con Arianna Algeri, Miriam Scherra, Anna Hofer e Lisa Loiprest, che sono compagne di squadra dello Sport Club Merano. Qui Kip Limo è campione del mondo, abbiamo un campione del mondo di mezza maratona e anche il secondo di sempre al mondo come sulla tempo. Mezza di una gran gara corsa a Valencia lo scorso anno su dei ritmi impressionanti, con veramente un incremento sul precedente primato del mondo veramente considerevole. C'è chi dice per effetto delle scarpe, c'è chi dice per effetto dell'allenamento, c'è chi dice anche per effetto della concorrenza che è sempre più forte, per cui qui Kip Limo sicuramente è il favorito. Metterei anche il fratello, che alla Bo Classic di quest'anno ha fatto una gran bella gara in quel percorso. Era l'anno scorso su un percorso fatto, l'ho trovato bello, simpatico, dentro un mini percorso da automobili, una gara costruita per gli addetti ai lavori, però anche con una prestazione significativa, ecco, in un contesto in cui si faceva fatica a gareggiare. Oltretutto quella zona, territorio comunale di Vadena, è diventata tristissimamente famosa, perché quello dietro e quel territorio comunale è il ponte dal quale proprio pochi giorni dopo avrebbe, usiamo ancora il condizionale pur essendoci stata la confessione, buttato giù nell'Adige i genitori un ragazzo di Bolzano. Intanto qui si va un po' più tranquilli, decisamente. Adesso mi viene in mente un po' come avevo fatto il confronto prima con Campi Bisenzio della scorsa settimana a livello femminile. A livello maschile la gara è stata molto più tranquilla e molto più accorta, ovviamente è più lunga la distanza, la concorrenza non andrebbe molto solleticata, altrimenti i ritmi di Celimo, i ritmi di Kip Limo, i ritmi di anche Faniel potrebbero diventare molto intensi. Allora si tende a fare un po' una gara a risparmio. Anche Mogusti Mai è un atleta da tempi di accredito sui 10.000 molto rilevanti, mi sembra un 27-13, e per cui ecco, sulla campestre poi quando si parla di prestazioni cronometriche vanno messe tutte da parte, perché qui si gareggia atleta contro l'avversario diretto, ma dà l'impressione che la corsa sia quasi una supplezza. Tsegay adesso un po' si muove, Mogos Tuemai, perché credo percepisca che è un'andatura piuttosto rilassata. Vedremo se magari c'è quel passaggio come c'era stato per le donne al primo chilometro. Ovviamente gara femminile che è stata immediatamente lanciata su ritmi decisamente più alti, un po' per la differenza di livello tra le migliori. Beh, forse anche come competizione, sì. Anche perché gara più breve, tra l'altro la vincitrice è una medagliata degli ultimi campionati del mondo di mezza maratona. Sì, è una da 60, sotto 65, sì, su 10 sì, 64 sulla 45, mezza. Sì. 46. E comunque l'intensità dello sforzo si è vista sia nella fase iniziale poi nella fase finale della corsa. A livello maschile, torno a dire, l'impressione è probabile che la gara sia contenuta. Ecco. Faniel che va da tirare, uno dice è un maratoneta, si mette lì tranquillo e lascia fare. È un maratoneta che abbiamo visto anche nel servizio essere venuto fuori prima, proprio in quella gara, la Bo Classic ancora a Bolzano il 31 dicembre del 2019. È a credito per quanto riguarda prestazioni cronometriche da strada e da pista, perché poi si misura sulla pista. Sì, ma l'impressione è che alla prima occasione buona in mezza maratona possa, non tranquillamente, non è mai tranquillamente, scendere sotto l'ora. Nessun italiano è mai sceso sotto l'ora, tra l'altro abbiamo visto il... Vanno più piano delle donne. Sì, no, non in senso circa, proporzionale, no, effettivo. Il primo chilometro è un secondo più piano delle donne. È passato Issa Awani, l'ingegnere Awani, è passato a 3.08 davanti proprio a Eyob Gebrehiwet Faniel, ragazzo di Cassola, che è piccolo dentro vicino a Bassano del Grappa. Abbiamo raccontato la sua storia.
ma comunque i riscontri perché ci li vengono forniti, altrimenti è relativo, cioè si guarda la gara uno contro l'altro e chiaro che succederà qualcosa alla volta del terzo, quarto chilometro, perché poi nessuno accetterà di fare una gara tattica, una gara di questo tipo, altrimenti diventerebbero in tanti, alcuni potenziali atleti difficili poi da staccare sul ritmo. Tra l'altro abbiamo visto la gara femminile in precedenza della scorsa settimana, la prima maratona, una maratona in Giappone, e accade anche con quella di Osaka, solo femminile quella di Nagoya, con addirittura 5.000 atlete, quindi per certi aspetti in Giappone, ed è di un buon segnale anche in vista dei giochi olimpici di Tokyo, manifestazioni di massa si sono svolte, si è svolta questa di Nagoya con la vittoria di Mizuki Matsuda, 2 ore 21 e 51, che non è andare esattamente piano. No, ma due settimane prima in Giappone i maschi hanno fatto fuoco e fiamme su una maratona dove in centinaia hanno corso meno di 2 ore e 20, con prestazioni considerevoli a livello cronometrico. È vero che il Giappone, per quanto riguarda l'aspetto cronometrico nelle maratone e nelle corse su strada, è un po' fuori portata, che poi questi giapponesi non hanno il desiderio di gareggiare, che non sia qualche particolare maratona, ma preferiscono gareggiare a casa loro, in quanto il contesto economico o comunque sì, del supporto da tutti i punti di vista. E l'aspetto tempo molto spesso è anche per situazioni di selciato, di asfalto particolarmente in spinta, con la possibilità di spingere molto, perché asfalto molto spesso fresco. Molto più controllata questa gara rispetto a quella già vista. Jacob Kiplimo è nella parte alta. Ma se passano i 6:20 vanno più piano delle donne. Sì. E qui c'è il fratello. Il fratello Oscar Celimo, ugandese a sua volta, con cognome diverso, è il fratello di Jacob Kiplimo. Hanno 13 mesi di differenza uno rispetto all'altro, 20 anni compiuti poco prima di Natale per il vincitore della gara dell'ultimo dell'anno. Che forse non a caso gareggia proprio per una squadra di Bolzano, l'Athletic Club 96 Alpeggio. 4 giri ancora per questa competizione, con ancora un certo controllo nella prima parte di gara. Tra l'altro, curiosità se si vuole, c'è un amatore di alto livello, Jacopo Brasi, che è l'allenatore di Jacob Kiplimo. Prima era Beppe Giambrone il suo allenatore, che era nella parte alta di questa competizione, gareggiano assieme. Il passaggio ai 2 chilometri, eccola qui intanto la competizione con le prime fasi. Jacob Kiplimo è passato in 6:13 con ugandese Kiplimo, Mogos Tuemai a stesso tempo, Ilya Sawani Italia 6:13, Nibret Melak Etiopia 6:13, Cesare Maestri, che è solo omonimo del ragno del Serro Torre, del grandissimo alpinista morto da poco, trentino a sua volta. Oscar Celimo, il fratello di Jacob Kiplimo, che era transitato sesto. Yogi Chiappinelli, Mattia Padovani, il lecchese della Lecco Colombo, Job Faniel, Andrea Palumbo, Alberto Vender, lo sloveno Rohar, e adesso è Celimo. Celimo o Kiplimo, i due ugandesi, 13 mesi raccontavo di differenza di età l'uno rispetto all'altro. Ecco, qualcosa si sta muovendo inevitabilmente ora, con una forte accelerazione di Oscar Celimo, credo, se non vado male. Perché la natura è più lenta del ritmo di una maratona, e se qualsiasi allenatore dovesse dire ai suoi atleti in questo contesto qui ma fammi una ripetuta su questo giro, non farebbe più piano di 5:50, e oggi sono passati in 6:20 quasi. Ecco che non è neanche... Arriva una notizia sullo stato di Nadia Battocletti, ha avuto un malessere in gara, si è fermata, non si tratta di infortunio per l'atleta trentina delle Fiamme Azzurre, mentre siamo a un terzo di gara, poco più che un quarto di gara. Sì, c'è stata un po' di azione, ma si sono rimessi lì a controllarsi. È chiaro che il controllo della gara è per la vittoria. Cioè... comincia a scremarsi il campo con il numero 3. Il numero è sistemato dietro. Il numero 3 è quello proprio di
Job Faniel. Il doppio primato per lui, come tre primati nel giro di due anni sono arrivati per Yaman Eberhan-Krippa. Yaman gareggerà domenica prossima a poca distanza da qui, nell'altro grande cross internazionale. Sono i due cross considerati permit per la federazione internazionale, quindi mondiali, il cross di livello europeo, quello di il cross della Valla Garina a Villa Lagarina alle porte di Rovereto in Trentino. Invece quest'anno non si svolgerà, la pandemia ha fatto issare bandiera bianca la quercia che organizza. Passaggio ai 3 chilometri con Mogos Tuemai a 9.13 su Nebret Melak, tutti e due dell'Etiopia. Poi Ilya Sawani, che anche nella gara di domenica è rimasto molto vigile su un Jacob Kiplimo che aveva un po' scherzato, non aveva grandi avversari, ma scherza anche oggi, affiancato dal fratello Oscar Celino. Poi Johannes Chiappinelli, Cesare Maestri, Francesco Puppi, un altro fra gli atleti di corsa in montagna che aveva vinto in corsa in montagna il titolo mondiale, Mattia Padovani, Andrea Palumbo. Rok Puhar, lo sloveno, è scivolato un po' dietro. Se Tuemai è quello che sulla carta, al di là di Kiplimo, ha un tempo migliore sui 10.000, anzi ce l'ha migliore di Kiplimo sulla distanza di 10 km. Kiplimo però non ha avuto particolari occasioni di fare grosse gare in pista, se non che ecco, quella mezza maratona corsa a Valencia lo scorso anno con una prestazione di 57.37, che però lui, campione del mondo, non è riuscito a vincere una mezza maratona, dove fu, mi sembra, in 5 andarono sotto la miglior prestazione mondiale del precedente. 8 il gruppo di testa. Yogi Chiappinelli, Carabinieri, Ilya Sawani della Casone Noceto, la squadra parmigiana che va forte nella corsa lunga in Italia, quantomeno fra queste società, e va forte anche con i tesseramenti, visto che Jacob Kiplimo è proprio tesserato per la squadra emiliana. Melak alle spalle di Tuemai. Ilya Sawani, il passaggio al terzo chilometro sul piede del 9.13 per i primi. Bisogna anche dire che fare due corse campestri di un certo chilometraggio, una decina di chilometri, appunto Campi Bisenzio e anche questa, potrebbe lasciare a livello muscolare un po' di segno. Mi riferisco soprattutto a Wani, perché poi Kiplimo non ha dato l'impressione di aver dato il 100, anzi proprio il 100% no. Si diceva, si è limitato a, che faceva un corto veloce. Sì, esatto, con buon profitto, un ottimo, diciamo, allenamento. Ma Ilya Sawani sembra aver decisamente svoltato. È vero che talvolta nelle gare, anche gare decisamente più brevi di questa, negli Stati Uniti, durante la sua permanenza con gli studi di ingegneria, ha fatto dei buoni tempi, ha ottenuto dei buoni tempi, è andato a sfiorare il podio alle Universiadi, per quanto le Universiadi siano gara, non posso dirlo a Orlando Pizzolato che vinse le Universiadi di qualche anno fa a Cobain, maratona, adesso alle Universiadi c'è la mezza maratona, dove Awani a Napoli è finito quinto, quarto invece sui 10.000 in pista. Allora però le Universiadi avevano peso specifico decisamente superiore, l'atletica non aveva ancora i mondiali all'epoca, solo europei e giochi olimpici. 8 in testa ai 4 chilometri, Nibret Melak, Etiopia, assieme a Mogos Tuemai, Etiopia, e Job Faniel, Italia, Jacob Kiplimo, Uganda, Ilya Sawani, Italia, Johannes Chiappinelli, Italia, Oscar Celimo, Uganda, e un eccellente Cesare Maestri, credo sia l'ultimo vincitore del cross della Valla Garina a cui facevo riferimento in precedenza. Un tempo c'era un'altra gara di livello assoluto in Italia ed era in Sardegna, il trofeo alla Sporta dalla dei Sardi. Hanno guadagnato con un certo agio margine rispetto a chi insegue e non insegue. Continua ad essere sempre molto bravo Cesare Maestri, atletica Valli Bergamaschi Leffe per il Trentino. Ma diciamo che è bravo perché tutto sommato lì dentro la gara sembra ancora controllata. Se ti arriva una brutta notizia me la dà Massimo Pegoretti, che è l'allenatore di Eberhan-Krippa. Problemini a un polpaccio, niente Cinque Mulini domenica prossima. Peccato, peccato. Aveva avuto quel problema a un fianco di cui riferivo nel servizio all'aeroporto di Siena Ampugnano, nel territorio che è lo stesso territorio occupato dal Tuscany Camp
territorio di San Rocco a Pilli, che è una frazione del comune di Sovicille, Ampugnano, aeroporto di Siena, altra frazione del comune di Sovicille. Tascani Camp che occupa anche, ogni tanto va sul Monte Amiata, gli atleti che si allenano lì, atleti nazionali e soprattutto internazionali. Adesso Faniel dà una sveltita, ben seguito da Ilia Sawani, origini marocchine della famiglia di Ilia Sawani, origine eritrea della famiglia di Eyob, lì c'è scritto il nome, Eyob Gebrehiwet Faniel, ragazzo della Polizia di Stato, lo si può vedere, campeggia lì la scritta Fiamme Oro di Padova. Beh, la gara è nettamente attendistica, qualcosa deve succedere perché la natura di 3 minuti al chilometro per un cross così asciutto non è così rilevante. Mi aspetto appunto da un campione del mondo di mezza maratona come Kiplimo qualcosa di più. Anche Mogos Tuemai potrebbe fare di più e anche Oscar Celimo potrebbero tirare. I nostri forse lasciano si difendono. Fare. Però era lasciano fare anche nell'edizione della Bo Classic 2019, quando sembrava lasciassero fare, poi li prese tutti a sberle e lì si assaggiò del grande miglioramento tecnico, cronometrico e tante altre cose di Eyob Faniel. Dicevo di quel recente terzo posto, in realtà a spalla con il secondo proprio all'aeroporto di Siena, dove l'11 aprile ci sarà una maratona di alta rilevanza internazionale, perché servirà anche per la World Athletics, cioè la Federazione Atletica Mondiale, per permettere a tanti atleti di tante nazioni differenti, Asia, Africa, oltre che Europa naturalmente, tra l'altro cancellata la maratona di Berna, ci saranno anche presenze italiane in campo femminile, viene in mente Valeria Straneo fra questi, e lì ci sarà proprio l'11 aprile. Parlavo di questi territori anche a Badia San Salvatore, sempre provincia di Siena, da quelle parti. Chi prima? Che Plimo deve fare qualcosa inevitabilmente per non... Siamo poco oltre metà gara. Sì, è probabile che possa anche essere divisa a livello psicologico, ecco, in queste due parti, 5 più 5, e Che Plimo si sta muovendo ora. Che Plimo, quando corre, dà l'impressione spesso di essere molto rilassato, sì, molto talvolta facile. Anche apparentemente svogliato, non è così. Cesare Maestri è già stato bravissimo a rimanere, certo, lì finora, sì, e prova ancora ad agganciarsi con il gruppo di testa, il trentino che da qualche anno gareggia per le Valli Bergamasche di Leffe, una delle squadre più forti tra le italiane in corsa in montagna. Ricordo, siamo alla edizione numero 64 del Cross Internazionale del Campaccio, una corsa campestre di altissimo livello e di grande spessore. Questa è la città che ha dato i natali alla ministra della giustizia, un tempo si diceva di grazia e giustizia, Marta Cartabia, che è stata presidente, la prima donna della Corte Costituzionale fino a pochi mesi fa. Da poco fa un po' sorridere un fatto, è da poco ministra nel governo Draghi, di Mario Draghi, e la cosa che fa sorridere è che il simbolo di San Giorgio Sulignano è San Giorgio che uccide il drago, uno solo però, non Draghi. Allora, visto che Cartabia è nata proprio a San Giorgio Sulignano, si comincia a far sul serio. Sul serio si è fatto anche fino a poche centinaia di metri fa, ma adesso si va bene a Wani, che è quarto, mentre fa più fatica Eyob Faniel a tornare sotto. Idem Chiappinelli, che era sbattuto da Ilia Sawani, che sembra in eccellente stato di grazia. Si accusa un po' il cambio di ritmo Faniel, ma considerandolo un maratone, considerando un corridore sulla regolarità del passo, le andature sostenute, meglio da adesso in avanti, perché prima non era stata tale, gli ha tagliato un po' le gambe, ha perso una trentina di metri e fa fatica anche a tenere la sesta posizione. Sì, vero. E ora che Plimo sta mentre correndo, mentre molto sta correndo bene Ilia Sawani. Ero rimasto a strada con qualche risultato delle gare giovanili, li do magari in voce più anziché darli in video, visto che c'era poco relativo spazio tra una gara e l'altra. Ha vinto Stefano Benzoni tra gli allievi della Alta Valseriana, e a sorpresa ha battuto Francesco Ropelato della Quercia Trentingrana, che aveva vinto i campionati italiani a Campi Bisenzio, poi Francesco Mazza terzo dell'Atletica Saluzzo. Tra l'altro Ropelato aveva vinto anche la squadra, Awani ha perso qualche metro, adesso il campione italiano di Campi Bisenzio.
Sì, Massimiliano Berti invece ha vinto fra gli junior, si era andato malissimo ai 17esimi campionati italiani assoluti. Società Atletica Valchiese, che è stata la prima squadra di Cesare Maestri, che da poco si è staccato dal gruppo di testa, davanti a Matteo Bardea, Massimiliano Berti, l'allievo di Ennio Colò della Lanzada, e a Thomas Deste dell'Ustia Sport Padova. Non hai le juniores donne, perché le hanno fatte gareggiare con le assolute, e va dato merito a Emma Casati di aver vinto la gara juniores con il 14esimo posto. Bravo, assoluto. Sì. Però ci sono le ragazze del cross corto, ha vinto Nicole Maiori della Pro Sesto davanti a Giulia Cordazza, la modenese che era stata quarta ai campionati italiani juniores, e poi Laura Dallamontà, la siepista della Sindustria Sport Padova, e poi Roberta Vignati, questo nel cross corto. Ecco, qui aumentate le cadenze, l'intensità, adesso vedremo anche qualche passaggio per quel che può servire, però ecco, molta rapidità, guarda come approfitta Kiplimo della curva, perché appena esce dalla curva tende a dare un'accelerazione, così faceva un po' anche domenica scorsa Campi Bisenzio, ma quasi lì volesse giocare con gli altri, forse lo sta facendo. Sono rimasti qui in tre. Sì, ma aspettavo qualcosa di più da Tuemai, che invece, eccolo lì con dietro, Auani e Fani, il quarto Fani e quinto, Chiappinelli e Maestri, che ha perso decisamente contatto Maestri, ma ha fatto comunque grande impressione. Ultimo dato che do, Sebastiano Parolini, domenica scorsa era stato il sesto dei campionati italiani assoluti a Campi Bisenzio, stavolta ha vinto il cross corto, bellissima gara a tre contro il ragazzo bergamasco dell'alpinistico Vertovesi, ha battuto Jacopo De Marchi, il giovane della Trieste Atletica, seguito da Furlanic, Roberto Furlanic, e poi Samuele Dini, che era stato secondo a Campi Bisenzio, battuto da Ala Soglani. Samuele è stato terzo, Fiamme Gialle, uno dei gemelli livornesi, l'altro è Lorenzo. Gioco a tre anche qui, con il passaggio ai 6.000 metri, 18.08, erano ancora in quattro in quel momento con anche Ilya Sawani. Ci sono Nibret Melak, Etiopia, Jacob Kiplimo e Oscar Celimo, i fratelli ugandesi. Anche in questa curva sembra proprio che sempre voglia Kiplimo, sì, piantare i chiodi per terra e dare una grande accelerazione, quasi a sorprendere. Melak reagisce bene, insomma, è uno poi da 27.30 sui 10 km, non è uno sprovveduto e sa reagire bene, insomma, gareggia a livello internazionale, quindi ragazzi che hanno esperienza anche sugli aspetti tattici, non solo per le qualità che evidenziano sui ritmi veloci. Jacob Kiplimo, guarda che proprio tende a buttarsi quando ha l'opportunità di affrontare una curva, ci prova. Ecco qui Puppi, bravo per le corse in montagna, anche hanno fatto di recente un raduno in Sud Italia nella zona di Santa Maria di Leuca, prima in preparazione della stagione delle corse in montagna. C'era un'ipotesi che Daniele Meucci, che sappiamo essere stato campione europeo di maratona, facesse la maratona di Dresda, ma adesso viene annunciato anche alla maratona dell'11 aprile. No, una mezza maratona doveva correre oggi. Sì, beh, scusa. Mezza maratona. Sì. La mezza maratona di Dresda di preparazione, anche in funzione di quella. E restano i fratelli Kiplimo, Celimo, con nel mezzo l'etiope Melak, Jacob Kiplimo, Melak, Nibret Melak, Oscar Celimo, poi Mogos Tuemai è andato a prendere, a scavalcare Ilias Awani, ed è arrivato su di loro anche Job Faniel, poi Johannes Chiappinelli, che invece ha perso terreno. Il chilometro dal sesto al settimo sarebbe poco più di 2,47 a chilometro, che non è proprio male, è stata un'accelerazione violenta, male affatto, perché sarebbe ha lasciato il segno da 27.30, un parziale, chiaro come parziale, e si nota appunto l'intensità che ha fatto selezione dietro. Ha lasciato decisamente il segno, adesso perde terreno anche il fratello di Kiplimo, il vincitore della gara dell'ultimo dell'anno alle porte di Bolzano, la Bo Classic, Bo Classic, Bolzano Classica. Hanno difficoltà quasi ad affrontare le curve qui per entrare nel campo di atletica, perché l'andatura su questi sorta di tornanti non consente, guarda, l'andatura è così veloce che non consente di, bisogna cambiare, andare molto sull'ampiezza. Kiplimo ora accelera ulteriormente, qui veramente, come dicevo prima, è tratto di corsa in pista, guadagnato 10 metri. E qui apre anche il compasso Jacob Kiplimo su Nibret Melak. E a occhio potremmo dire che stanno correndo a un passo di 2,50, forse un filo questo meno. È l'ottavo chilometro. Sì, Kiplimo accelera, guarda con che frequenza e con anche ampiezza ora, e anche con grande autorevolezza, è uno dei cinque
facciamo tre migliori atleti al mondo nella corsa lunga, anche con molto controllo, lo vediamo al transito. Secondo dopo Candy e nel primatista del mondo con 57-32 in quella stratosferica mezza maratona di Valencia. Sì, di livelli portentosi assoluti. Ci sarà stata anche l'ipotetica incidenza delle carpe che fanno volare, ma ci mettono il motore, ci mettono il cuore, ci mettono del loro sicuramente. Qui c'è un doppiaggio con Jacob Kiplimo che ha dato 3 secondi al transito agli 8 chilometri per l'ultimo giro. Nibret Melak 23-38 contro 23-35, altri 3 secondi per Oscar Celimo. E poi la lotta per il quarto posto fra due italiani, Ilias Awani, sono appena transitati, 24-08, quindi hanno preso mezzo minuto. 33 secondi. Tra... Mamma, che distorsione! Fa male solo a vederlo. Ha messo molto male il piede sinistro. Tanto transitato Johannes Chiappinelli che è settimo. Dopo i primi tre con l'ipotesi, il tentativo adesso per... Eccolo qui, bravissimo alla regia Andrea De Filippi. L'ha preso di punta, ero convinto avesse messo male la caviglia, invece no. La stuoia ha piantato il piede sulla stuoia. Sì. Pensavo peggio, meno male che non è così. Sì, sì, perché fosse stata la tibiotarsica, cioè la caviglia, sarebbe stato un problema superiore. Adesso è sembrato un po'... disorientato. Disorientato, quasi stordito da quanto accaduto, ma adesso ha ripreso Jacob Kiplimo, si è molto avvicinato Nibret Melak, poi Oscar Celimo, il fratello del ugandese che è in testa, in terza posizione, e poi sono in tre per il quarto posto, Mogos Tuemai, Etiopia, Ilias Awani, Italia, Iop Fani, l'Italia, i cognomi non sono italiani, quindi tendo a metterci la targa appiccicata di questi ragazzi. Johannes Chiappinelli, e qui il cognome italiano c'è, della famiglia adottiva di Yogi, come viene chiamato, ottavo, e difende questo ottavo posto Cesare Maestri. Awani con mezzo minuto assieme a Tuemai e a Faniel, fa un bel vedere per questa lotta per il quarto posto, mentre ha ripreso buona lena dopo il disorientamento parziale Jacob Kiplimo, che allunga, prova, sembra farcela, ha ritrovato anche una eccellente meccanica di corsa e va, mentre dietro a un certo momento sembrava che Celimo si fosse avvicinato a Melak, non è così. Melak è un po' ringalluzzito dall'aver visto in difficoltà Kiplimo dopo la caduta. Sì, senza dubbio ha avuto un attimo di opportunità, quell'opportunità per stargli vicino, ma è chiaro che poi Kiplimo veramente ha ripreso un'andatura che sembrava controllasse piuttosto agevolmente. Ultimo giro della 64esima edizione del cross internazionale del Campaccio. Melak non ha completamente alzato bandiera bianca, è ancora in scia relativa rispetto a Jacob Kiplimo, che profitta del tornante per dare un'occhiata di sottecchi a chi sta dietro. Invece Oscar Celimo deve contentarsi del terzo posto, salvo situazioni che non sembrano preventivabili adesso. E casomai la lotta per il quarto posto molto accesa fra tre. Due sono italiani, Ilias Awani e Job Faniel, con nel mezzo Mogos Tuemai, il vincitore dell'anno passato. Il controllo ancora di Kiplimo. Fantastica l'azione di grande avanzamento dell'ugandese. Ho l'impressione che Faniel abbia staccato, ora stia staccando Segaila davanti. Sto guardando Awani, De Visu. Awani è 20 metri dietro, a un chilometro anche loro dal traguardo. Sto guardando De Visu fuori dal quasi radiocronaca. Il transito. Sì, danno 5 secondi di differenza tra Faniel e Awani. Awani. E ancora con Tuemai. Awani ha perso però qualche metro. Tuemai è dietro a Faniel, almeno a vista è dietro. Sì, stavo parlando del passaggio al nono chilometro, quindi grosso modo a mezzo giro, mentre siamo a meno di mezzo giro dalla fine con questo Kiplimo che continua anche a controllare, ma lascia andare i cavalli. Sì, ora 40 metri, ha solo un paio, alcuni doppiati, ma e siamo ormai all'interno del centro sportivo. Centro sportivo e polisportivo, c'è dentro anche il Palabertelli per gli sport di squadra, pallavolo, pallacanestro. Kiplimo
Margine adesso piuttosto netto per uno dei big, potrà dimostrarlo per sé, per la sua Uganda, che in scia all'Etiopia e dalla Kenya è la potenza emergentissima. Questo è Johannes Chiappinelli, che al momento è settimo. Così era il transito dei 9 chilometri. Tornantone prima dell'arrivo di Jacob Kiplimo per questa grande vittoria. Il transito con 2 secondi di margine ai 9 chilometri, ma al traguardo saranno di più. E la vittoria dell'Uganda, Etiopia fra le donne, e vittoria ugandese invece con Jacob Kiplimo, che va a stravincere nonostante quella caduta, quasi caduta sul piede dei 29 qualcosa, con un inizio di molto controllo. Secondo dietro Jacob Kiplimo è Nibret Melak e poi Oscar Celimo, arrivati tutti e tre. E adesso c'è la volata, prova a fare Fagnel dalla parte opposta. Ve la racconta, eccola qua, la vediamo anche. Fagnel con questa corsa estremamente rotonda. Ha già superato una volta Tue Mai, che l'ha recuperato. Vuole anche esagerare nella falcata, deve ritrovare e lo controlla. Attenzione che prova a tornare sotto Tue Mai. Splendido finale a 2 per il quarto posto con Eyob Fagnel, che va a portare a casa il quarto posto. Bellissima gara, era tempo che un italiano non arrivava così in alto, salvo l'edizione in cui Daniele Meucci arrivò a sfiorare la vittoria, ma non c'erano grandissimi africani allora. Splendida gara di Eyob Fagnel, 29-53, ha preso 46 secondi, ha battuto Mogos Tue Mai, vincitore dell'anno passato. Molto bravo, eccolo lì anche Ilias Awani, il secondo degli azzurri, ed è sesto il ragazzo campione d'Italia di corsa campestre. Una buona dimostrazione di efficienza di tutte e due, uno azzurro, l'altro lo diventerà, parlo di Ilias Awani. Io direi che Awani ha avuto anche le fatiche. Arriva Yogi Chiappinelli, settima piazza per, eccolo lì, il senese. E Cesare Maestri. Arriva Cesare Maestri, il trentino, cresciuto nell'Atletica Valchiese, allenato da Zanetti. Io penso che Giordano, per Awani ci sia il discorso di un cross abbastanza sofferto domenica. Sì, sì. Ma fa parte del percorso di crescita. Ma il fatto che il suo allenatore Massimo Magnani abbia voluto schierarlo alla partenza. 7 giorni, 2 gare. Sono pesanti. Questo, sono pesantine. Anche Chiappinelli l'ha pagata il cross. Sì, sì. L'arrivo sotto la grandine, che per carità è più fatto atmosferico di suggestione, ma il tempo da tregenda. E qui la vittoria all'apparenza facile di Jacob Kiplimo, Maestri ottavo, decimo Andrea Palumbo. C'è un alieno, almeno per la classifica parziale, in nona piazza, stando a un chip che transita. E adesso è arrivato Alberto Wender prima, dopo Andrea Palumbo, Mattia Padovani, Mekanint Navoni, che era stato molto bravo ai campionati di categoria la scorsa settimana. Vediamo se arriva, siamo non lontani dalla chiusura. Ricordo domenica sul far di mezzogiorno avremo la diretta della 5 Molini da San Vittore Olona. Ecco qui Francesco Puppi, è arrivato anche Marco Filosi poco prima rispetto al un altro ingegnere, tanto per parlare di questi ragazzi che sono anche cervelloni. Ecco la classifica. Lasciamo perdere Jacopo Brasi, l'alieno a cui fa riferimento. Piacerebbe sapere a chi appartenga quel transponder. Non è l'allenatore. Ma è stato così bravo? Metto giù il cappello, a quel punto l'alieno diventa qualcun altro, magari chi sta parlando. Grande gara di Jacob Kiplimo, l'unico problema è stato nel momento, documentato in maniera tempestiva dalla regia, del appoggio sbagliato. Eccolo qui Jacob Kiplimo, l'ugandese, cresciuto nel Tuscany Camp, è tornato ad allenarsi in Uganda, sul confine con il Kenya, per questa che è diventata decisamente la terza nazione.